Simpatico. Fantastica. Cecilia è l'unica con cui volevo festeggiare. Super strong, quindi vi ringrazio. Speriamo se si apra dopo. Bentornati a Ex on the Beach. L'odissea negli ormoni dei nostri ragazzi procede in modo travolgente. Tra inciucci, intrighe e arrabbiature, devo dire che questa stagione si è rivelato un vero tsunami emotivo. La prima vittima di tutta questa pressione è Cadi, che dopo la sfuriata e conseguente eliminazione di Dario, ha deciso di abbandonare la villa colombiana. Penso che non debba più stare qua. Ma nell'ultima puntata è successo ben altro. Vediamo dove siamo rimasti. Sulle coste colombiane è sbarcata Ludovica, magnetica ex di Giordano, che dopo un disastroso appuntamento con Donato è entrata nella villa, facendo girare la testa a tutti i maschi presenti. Tanta roba. Eppure a un paio di ragazze. Ludovica, per ora, bellezza, 9,5. Un'infuocata partita di pallanuoto ha decretato la divisione dei ragazzi in due gruppi. I vincitori a fare fiesta da una parte e i perdenti ostaggi dei due letali chitarristi dall'altra. Madonna, due palle. Ma la serata viene interrotta da un fulmine a ciel sereno. Per uno tra Cecilia, Federico e Giordano sarà l'ultima notte nella villa. Il top player romano si lascia consolare dalla ex appena arrivata, mentre Donato sfiora l'impresa con la Curvi Giulia, optando alla fine per una ritirata strategica. Ma perché? Cosa si saranno detti? Dopo una nottata intensa, i ragazzi continuano a dormire come sassi, pronti per una nuova uggiosissima giornata. Tranquilla, io sono un po' meteoropatico, quindi in questo tempo un po' sono depresso. Però dai, speriamo se si apra dopo. Simpatico. Nonostante il tempo, c'è una nuova prospettiva quest'oggi nella villa di Ex on the Beach 3. The Sultan with amazing music. Good morning, puta madre. Mi sento molto carico e felice. Sono sicuro che ci saranno dei risvolti in questa giornata che è appena cominciata. Sono super carico anche grazie alla musica e alla colonna sonora della mattina, super strong. Quindi vi ringrazio. Però questa è la musica per noi. Ho avuto la possibilità di chiarirmi un po' con Giulia. Il chiarimento sembra andato a buon fine. Oggi toccherà Luana. Mi vorrei chiarire anche con lei, vedere un po' sta situazione, questo triangolo stranissimo. Abbiamo parlato ieri sera. Io so benissimo la sua situazione, tutto. Però appunto, come gli ho detto, io non mi volevo nascondere o fare le cose. A Giulia piace Donato, no? Perché Donato è un po' tenuto da diciamo i comportamenti che ha Luana, da Luana, no? Come non sa che fare Giulia, non sa che fare neanche Donato. Bravo, top, questa canzone l'adoro. Capisco anche la situazione che è un po' complicata, però se magari mi voglio avvicinare a lui ora non è che devo avere l'ansia. Cioè, tanto fondamentalmente Luana, bene o male, lo sa che ci piacciamo. Buongiorno, belli addormentati, come andiamo questa mattina? Stamattina melodia fantastica. Mamma mia, bellissimo, mi sono svegliato da Dio. Bambino mio, alzati e brilla, è una nuova giornata, dai. No, ma no. Sto compleanno, se mi fate shit. Cecilia era l'unica con cui volevo festeggiare. Vada, ma rimani dentro, eh. Mi dispiace Federico e Giordano, perché voglio bene a tutti e tre. Però se proprio devo scegliere, io scelgo Cecilia a spalla mia destra. Chi mi ucciderà gli animali se tu non ci sei? Patata. Non mi uccide in cazzo nessuno, se tu la chiappa animali della camera. Sì, ecco, col cazzo che si chiuderà. Posso andare? Ecco.
Mentre Luana viene consumata dall'ansia, è ormai giunto il momento di scoprire chi tra Cecilia, Giordano e Federico dovrà lasciare la villa.